Grazie Presidente, siamo arrivati al termine di questa lunga maratona. Vado a sintetizzare in estrema sintesi quello che contiene questa modifica al regolamento. Si tratta dell'introduzione di un meccanismo semplificato, il più semplice possibile consentito attualmente dal codice dei contratti per poter assegnare degli spazi, delle palestre scolastiche o campetti sportivi aggiuntivi rispetto a quelli che sono stati avviso pubblico originario quadriennale alle associazioni che ne dovessero fare richiesta. Quindi i municipi continueranno a pubblicare avvisi per le concessioni di durata quadriennale. E nel corso di questi 4 anni, nel momento in cui dovessero essere disponibili nuove palestre o nuovi campetti esterni polivalenti, potranno assegnarli con procedure rapide e snelle per una durata, equivalente a quella residua dell'avviso pubblico originario. Questa modalità, tra l'altro, è stata già anticipata da alcuni municipi. Proprio stamattina ho partecipato a una commissione in settimo municipio e stanno mettendo in pratica questa procedura. E si tratta di una proposta che è stata discussa ampiamente sia in commissione sia negli incontri pubblici con le associazioni. Le associazioni sono estremamente favorevoli, quindi ringrazio tutti i componenti della commissione che hanno lavorato al testo con l'espressione il parere favorevole. Grazie a tutti i colleghi di maggioranza, voteremo favorevolmente il gruppo del Movimento 5 Stelle. Spero che faranno lo stesso anche gli altri gruppi politici, ma naturalmente lo vedremo tra poco. E comunque siamo orgogliosi di sapere che la delibera che stiamo votando adesso è accolta favorevolmente dalle associazioni che da 2 anni a questa parte chiedono, come sanno tutti coloro che hanno partecipato agli incontri pubblici, che il regolamento venga applicato alla lettera così come è approvato. Regolamento che ricordo è stato approvato con i voti favorevoli del gruppo del Movimento 5 Stelle e dei consiglieri Tempesta e Corsetti, per la cronaca, giusto No, che si questo è sappia, un film. e lo Bravo. stesso spero che avverrà oggi, anzi spero che il voto sarà all'unanimità. In ogni caso, ogni forza politica ovviamente si assumerà la responsabilità del proprio voto. Grazie.